Popolo rossonero, popolo del bandito, siamo arrivati. Inutile dirvi quanto sia importante questa partita, quanto la sentiamo, perché siamo un po' stufi di perdere contro l'Atalanta, siamo stufi di subire le loro prestazioni. Lasciatemi ringraziare, prima di cominciare la live, i tifosi indonesiani, che sono veramente tantissimi, che seguono moltissimo le mie live, quindi thanks Indonesians fans. E seguite anche questa live, mi raccomando. Ovviamente vi chiedo un like al video, di iscrivervi al canale, la campanella per le notifiche, e se volete fare o farvi un regalo, la cover del bandito nel link in descrizione, ancora scontatissima. Quindi siamo qua, adesso saliamo, andiamo al secondo anello, attendiamo le formazioni ufficiali. Sono perplesso sull'assenza di Tijani Reinders, sapete che ho un debole per Tijani, però gioca il Milan e quindi chi gioca gioca, chi scende in campo, l'importante è portare a casa i tre punti. Quindi saliamo, venite su insieme a me al secondo blu e forza Milan naturalmente, forza lotta, vincerai. Allora, le squadre sono in campo per il riscaldamento, c'è la formazione ufficiale, ve la dico: Mike in porta, Florenzi a destra, Ciao, Gabbia centrali, Conteo a sinistra, davanti alla difesa Bennacer e Adli, quindi fuori Reinders, scelta che farà discutere. Attacco confermato con a destra Pulisic, Loftus-Cheek sotto punta, Leao a sinistra e Giroud davanti. Non lo so, ma emergono ricordi di quel meraviglioso pomeriggio che ci ha regalato lo scudetto, e stasera sono andati sul tabellone i gol meravigliosi di Leao, di Teo Hernandez. Ecco, non rivivremo quella giornata, ma speriamo di vivere una serata con un bel Milan, un Milan vincente. Le squadre stanno facendo il riscaldamento, andiamo avanti con la live, forza Milan! Forza mia.
Teo. Teo, bravissimo. Adesso si fa un culo da te perché magari può fare Mandalo.